Ciao a tutti! Ciao, Ciao! ciao Zezé. Ciao! Yeah. Zezé? Dimmi! Oi, tudo bene? Oi, tutto bene? A chi vai cair uma tempesta? A Ah, chi è? allora, Zezé è una collega di San Paolo che è stata mia allieva di dottorato e che ci seguirà, eccola. Eccola, ecco qui. Oh. Zezé, então, vai chover? Aqui vai chover muito forte, muito. Na outra tempestade teve granizo, quase quebraram minhas janelas. Ai. Eccoci, ci siamo tutti, mi dice Natalia Scavuzzo che tutti gli iscritti si sono collegati, quindi possiamo iniziare con un ritardo piccolo piccolo. Io sono Carlotta Gualco, sono la direttrice di Fondazione Casa America, è collegato anche il presidente di Fondazione Casa America, Roberto Speciale. Apriamo con l'incontro di questo pomeriggio, la rassegna sull'onda delle parole, letteratura e poesia tra Genova e America Latina. È nata come appunto una rassegna che vorremmo, se possiamo, ripetere negli anni a venire. Quest'anno facciamo una partenza alla grande col botto, dedicando la rassegna al Brasile. Devo dire che abbiamo iniziato con, come dire, delle collaborazioni eccellenti, nel senso che il progetto è riuscito a realizzarsi nei suoi contenuti, che poi vedremo molto rapidamente, ma soprattutto con la sua qualità, grazie sostanzialmente a due persone che sono collegate questa sera. Una è Amina Di Munno, che è la presidente dell'associazione Amici di Casa America, quella che si occupa, diciamo, dei corsi di spagnolo e di portoghese insieme a Fondazione Casa America. Penso che la conosciate tutti, è una valentissima traduttrice dal portoghese, dal brasiliano, fa parte del comitato scientifico di Fondazione Casa America. Le vogliamo tantissimo bene e poi ci ha consentito, insieme a Luisa Faldini, che qui rappresenta l'Associazione dei Brasilianisti Jacarandá, anche lei fa parte del Comitato Scientifico di Fondazione Casa America, ci ha consentito di costruire questo programma, vi dicevo, dedicato al Brasile. Oggi iniziamo parlando di letteratura. Vi introduco già gli ospiti di questo pomeriggio, che sono già collegati. Sono dei, come dire, delle persone miste, italo-brasiliane o brasiliani che studiano l'italiano, hanno in comune il fatto di essere professori universitari di letteratura italiana, ma in luoghi diversi del Brasile, qualcuno è nato a Genova, qualcuno si è laureato a Genova. In questo momento, se le mie ricerche non sono errate, sono tutti in Brasile, e sto parlando di Yuri Brunello, che è professore. Poi mi perdonerete per il mio tragico accento, quindi Amina, Luisa, venitemi in soccorso, professore all'Università Federal do Ceará, Perfetto. Lucia Vattaghin, che è professoressa all'Università di San Paolo, questo lo posso tradurre facilmente. Abbiamo Patricia Peterle, che è professoressa all'Università Federal de Santa Catarina. Ecco che ci vedete dove sono dislocate queste università. E poi ultima, ma non ultima per importanza, Patrizia Ercole, italiana, credo al 100%, che è attrice, regista e animatrice culturale. Poi scoprirete quale sarà il suo fondamentale apporto in questo incontro. Vi dicevo, una rassegna che si compone di quattro appuntamenti. Il prossimo sarà il 15 dicembre, sempre alla stessa ora, sarà dedicato alla musica con grandi personalità di questo ambito.
non voglio scoprire troppo per non, come dire, per salvaguardare la sorpresa. Il terzo incontro sarà il 14 gennaio dell'anno prossimo, evidentemente, sarà dedicato alla poesia, dico solo un nome e cognome, Cássio Junqueira e poi molti altri assieme a lui, e infine chiuderemo con un incontro dedicato alla letteratura per l'infanzia. In tutti questi incontri noi stiamo cercando di, e questa è la finalità principale del progetto sull'onda delle parole, di mettere in rilievo le relazioni culturali, soprattutto nei campi che abbiamo appena visto, tra Genova e il Brasile. Si tratta di un progetto che l'Associazione Amici di Casa America, assieme a Fondazione Casa America e a Jacques Arandà, ha presentato qualche mese fa al Comune di Genova nell'ambito di Genova Città dei Festival, quindi un bando aperto del Comune di Genova. Siamo riusciti, insomma, ad essere ammessi in questa graduatoria e quindi facciamo parte ora di questa manifestazione che si chiama Genova, appunto Genova Città dei Festival. Che dirvi ancora se non continuate a seguirci e seguendo diciamo il programma che abbiamo concordato con le due presidenti, cederei la parola a Luisa Faldini per Jacques Arandà e poi vi lascerò nelle sapienti mani di Amina Di Munno che introdurrà nel merito, diciamo, l'incontro di questo pomeriggio. Prego, Luisa. Grazie, approfitto per salutare tutti e vorrei però commentare che la presentazione minimalista di Carlotta non dice neanche quella che è stata tutta la realtà. È vero che Amina e io abbiamo attivato tutti i nostri contatti, ma devo dire che Casa America si è sobbarcata tutta la parte burocratica che vi dico non è stata assolutamente leggera da portare avanti. Per cui io non posso che ringraziare sia il presidente Roberto Speciale, con cui ormai siamo amici da anni, Carlotta, Alessandro, Natalia, tutto lo staff di Casa America per il grande lavoro che è stato dietro alla preparazione di questo evento. Quello che posso dire io da parte dell'Associazione Brasilianisti è che sono molto contenta che si sia organizzato questa serie di incontri sul Brasile, perché in Italia, a dire la verità, l'interesse per il Brasile è stato per anni abbastanza dimenticato, cioè c'erano solo poche persone che si occupavano di questo, mentre adesso io vedo che progressivamente, anche attraverso una serie di manifestazioni che sono state fatte molto spesso anche con Casa America, in realtà l'interesse sta aumentando e soprattutto anche da parte degli studenti, cioè ci sono molti studenti che chiedono tesi sul Brasile, ci sono molti studenti che fanno il dottorato in Brasile e quindi questo promette di poter avere in futuro sempre più connessioni. Approfitto di salutare in questo momento Lorenzo Coveri, che vedo collegato, perché lo vorrei ringraziare perché ci ha dato una mano molto forte per l'incontro musicale. Ecco, assieme a lui, diciamo, ci vedremo poi il prossimo 15 dicembre. Adesso un auguri a tutti, un benvenuto e vi ringrazio. Bene, grazie. Allora, io aggiungo appunto i miei ringraziamenti a tutti, al sostegno della Fondazione, anche al partenariato con l'Associazione Jacques Arandà. Devo dire che abbiamo avuto veramente un validissimo aiuto. Un ringraziamento va naturalmente anche all'appoggio del Comune. E vi porgo i saluti del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo, che si sarebbe collegato con noi ma non ha avuto la possibilità, e quindi mi dice testualmente di porgere il suo saluto, i suoi complimenti per il bel programma che stiamo realizzando. E quindi il mio personale saluto va a tutti gli amici e colleghi
che hanno accettato di partecipare a questo nostro evento. E non abbiamo detto che Luisa Faldini è in Brasile, anche lei, è a São Luís do Maranhão. Quindi siamo collegati con l'altra parte appunto dell'oceano. Ecco, São Luís do Maranhão è qui. Io ho avuto la fortuna di conoscere tutti questi posti, sia San Luis sia Fortaleza, dove è Yuri, che in questo momento è collegato con noi e che è un nostro relatore. A San Paolo c'è Lucia Vataghin e a Florianopolis, dove sono stata come visiting professor, insomma conosco molto bene questi posti. C'è Patrizia Peterle, che naturalmente li saluto tutti di nuovo. E poi abbiamo il valido contributo, aiuto anche di Patrizia Ercole, che conosciamo da tanti anni, è stata a Casa America in tante altre occasioni. E presenterò i nostri relatori nell'ordine del programma, così potete seguire anche, e farò una breve presentazione, perché hanno tutti dei curricula immensi, sono molto bravi, lavorano tantissimo, hanno una produzione scientifica veramente di tutto il rispetto. Io sono costretta naturalmente a dare poche informazioni per questioni di tempo. E allora iniziamo con Yuri Brunello, che è nato a Genova, e quindi siamo davvero in questa come dire, interculturalità, no? C'è il contributo di ricercatori, di professori genovesi che si occupano di Brasile e ci presentano gli scrittori brasiliani, e viceversa chi si occupa appunto della lettura, della letteratura, della poesia italiana. Quindi stasera avremo tre relazioni in questo senso. Quindi vi dicevo, Yuri Brunello è nato a Genova e si è laureato all'Università di Genova in lettere, ha conseguito il dottorato all'Università La Sapienza di Roma e è professore aggiunto di letteratura e lingua italiana all'Università Federal do Ceará, con sede a Fortaleza, come abbiamo visto. È un'università pubblica brasiliana ed è Yuri anche coordinatore del PhD in lettere. E nel 2005 è stato visiting scholar alla Stanford University, dopo essere stato nel 2010 visiting researcher alla Concordia University di Montreal. Quindi ha conseguito un master all'Università Federale di Bahia, ha organizzato poi un'edizione di scritti di Gramsci su Pirandello, che sono stati pubblicati nel 2017 in Italia, a Roma. È autore di studi pubblicati in italiano, in portoghese e in inglese, fra gli altri su Luigi Pirandello, Zaudio Andrade, Alberto Savinio, Eugenio Montale, Jorge Amado, Nelson Rodriguez e tanti altri importanti autori. E si è occupato anche di cinema. Ha collaborato con il quotidiano brasiliano O Povo, collabora con il settimanale italiano Left e con la rivista accademica Journal of Modern Italian Studies. È condirettore del periodico universitario brasiliano Entre Lasses. Quindi stasera ci presenterà una relazione dal titolo Manuel Botelho de Oliveira, poeta barocco tra l'Atlantico e il Mediterraneo. Quindi Yuri, a te la parola. Sentiremo delle cose interessanti. Io stessa non sapevo che questo scrittore
già nel 600 avesse scritto in italiano. Quindi sentiremo con molta attenzione. Prego, Yuri. Beh, grazie, grazie a tutti. Mi state sentendo? Sì. Molto bene. Nel caso cadesse la linea, credo di no, ma nel caso cadesse la linea, mi collegherò con il telefono, ma per ora va tutto bene. Intanto ringrazio Amina Di Munno, Casa America, Carlotta Gualco, ringrazio Roberto Speciale, ringrazio Luisa Faldini e sono molto felice di poter parlare in questa occasione, tanto per i genovesi, gli studiosi anche genovesi che vedo tra il pubblico, in particolare Lorenzo Coveri e Marco Belli, di lavoro, tanto abbiamo anche pubblicato un suo saggio in portoghese su Dante, e anche con i colleghi Patrizia e Lucia Vattaghi, la quale mi ha introdotto alla lettura di Manuel Botteglio di Oliveira. Questo lo devo dire con molta riconoscenza. Io comincerei, 15 minuti, mi sono segnato qui il limite. Io adesso mostrerei qui attraverso questo meccanismo delle immagini. Spero che vada tutto bene. Riuscite a vedere? Si vede? Ecco. Sì, vediamo. Perfetto. Inizio parlando di Genova con alcuni versi montagliani. Sono versi scritti da Montale nel 1932 e che nel 1939 appaiono nella raccolta Le occasioni. Perché cito questi versi montagliani? Perché sono stati tradotti in portoghese. Montale non è stato tradotto integralmente in portoghese. Esiste un'edizione di Ossi di Seppia e una scelta di poesie montagliane sbilanciata soprattutto sul secondo periodo. Ma per esempio Le occasioni è un libro che non è mai stato tradotto completamente in portoghese ed è appunto un invito a chi avesse voglia, tempo di farlo. Questo testo, questi primi versi fra Bagni di Lucca, fra il tonfo dei marroni e il gemito del torrente che uniscono i loro suoni, esita il cuore, è stato tradotto da una ottima psicanalista, una studiosa anche di Montale, ha fatto tra l'altro l'Università di San Paolo un po' di anni fa, è divenuta un libro, Creatività Poetica e Psicanalisi. Il primo verso, entri a cheda das castagnas, trova castagna come traduzione di marroni. Ora, è curioso per chi lavora sulla traduzione considerare che le due cose non sono per la lingua italiana esattamente la stessa cosa. Nel 1939, proprio nel 1939, pochi mesi dopo l'uscita delle occasioni montagliane, viene pubblicato un regio decreto, io leggo un piccolo brano sulle esportazioni, dove si distingue molto chiaramente tra gli effetti dell'esportazione. Le castagne sono distinte secondo i tipi seguenti: marroni a forma ovoidale con apice poco rilevato, e continua questo decreto, castagne. È vietata la mescolanza di marroni e castagne nello stesso imballaggio. Quindi un traduttore già si trova di fronte a una questione. Intanto per chi scrive il traduttore, per un pubblico che in larga parte, oggi meno, ma insomma, la castagna non è una presenza forte nella gastronomia brasiliana, è presente la castagna di Caju e la castagna do Pará, che sono tra l'altro due cose molto, molto diverse. Il primo poeta che pubblichi un testo a stampa a fare una distinzione tra la castagna dell'entroterra ligure della Bagni di Lucca, la Toscana,
E la castagna brasiliana è proprio Manuel Bottura. Matteo Dorica a pubblicare a stampa, ripeto, perché i manoscritti, si pensi a Gregorio Gimatos, circolavano, ma a stampa è il primo poeta nato in Brasile. Ci sono delle a Salvador da Bahia. Ci sono delle informazioni molto scarse. Di recente uno studioso chiamato Botteglio di Oliveira, ma la prima testimonianza è di uno studioso portoghese, Diogo Barbosa Machado, Biblioteca Lusitana, che è una raccolta voci imminenti nella cultura e nella letteratura portoghese. Lo so. Sì, non si sente bene, probabilmente ci sarà da disattivare l'audio per chi non sta parlando. Esattamente. No, non è quello, mi pare che sia proprio la tornato. Linea. Sono tornato. Ecco. Mi sentite? Sì, ora sì, mi sentite? Sì, ora sì, ora sì. Ah, ecco. Qui è caduta la linea, ci sono stati dei problemi di questioni di... bene, torniamo rapidamente, se mi sentite, a quello che... alla schermata qui, slide che stavo mostrando, vediamo se riesco a farvela vedere di nuovo. Scusate un attimo, ma qui l'instabilità appunto è un fatto frequente. Scusatemi. Ecco, torniamo a Manuel Teglio di Vera. Eccoci qua. Ecco, dunque. Manuel Botteglio di Oliveira, abbiamo questa informazione, vediamo se la trovo di nuovo, ecco, Candido Lusitano. È un quello che si chiama, tra gli studiosi di post-colonial studies, un criollo, cioè un figlio di europei che nasce, quindi dalla famiglia, il padre è... così si dice, metropolitano, proviene dalla metropoli, e lui è nato nella periferia, il criollo. Manuel Botteglio de Oliveira è appunto nato a Salvador, figlio di portoghesi, figlio di Álvares Botteglio, capitano di infanteria, eccetera. Che cosa fa Manuel Botteglio de Oliveira? Va a studiare, nasce nel 636 e va a studiare a Coimbra. Era molto frequente studiare a Coimbra, perché in Brasile era proibito fondare università. Le più antiche università intese come insieme di facoltà, risalgono al primo Novecento. Esistevano della facoltà di medicina, la facoltà di diritto, subito dopo l'indipendenza, e anche dopo, diciamo, cominciano queste facoltà, ma erano per questioni puntuali, appunto il diritto e la medicina, ma l'idea di università è molto recente. E quindi Botteglio di Oliveira va a studiare a Coimbra, e a Coimbra appunto non solo fa lo studente, ma cosa molto rara per un brasiliano, visto che veniva dalla metropoli e andava in Portogallo a studiare, diventa anche professore durante sostituto, ma professore a metà 600 a Coimbra. Poi torna in Brasile, diventa avvocato, diventa ovviamente un fazendero, produce zucchero,
e diviene un uomo eminente e muore anche abbastanza tardi per l'epoca, muore nel 1700. Nel 1700. Il testo che vorrei mostrarvi adesso, vediamo se riesco dopo questo blackout a tornare, eccoci qua, a tornare a condividere qui una slide, una serie di slide, scusatemi. Vedete qui, scusatemi, non riesco più a... vi leggo io, perché il tempo è poco. Dunque, Manuel Botello di Oliveira scrive sulla castagna del Pará un qualcosa di molto importante, perché costituisce la prima espressione di identità culturale. Di identità culturale considerata come conflittuale rispetto all'Europa, perlomeno questa è una delle letture che una parte di studiosi brasiliani, Enei, Dalleao, Cunha, per esempio, sostiene. Vi leggo un piccolo brano. Comincia parlando del cocco, Manuel Botello di Oliveira scrive una silva, che è un componimento di endecasillabi e settenari rimati, e in questa silva esalta l'Ilha da Maré, che è una delle isole che compongono la Baía de Todos os Santos. E dice che os coqueiros, gagliardos e frondosos, cria un cocos gostosos, cioè gli alberi di cocco producono questo saporito cocco. E continua. De varias cores são os cajus bellos, cajù, che è appunto, dal cajù nasce un tipo di castagna, si deriva un tipo di castagna, e un son vermelho, alcuni cajù sono rossi, outros amarelos, altri gialli, e come vario sono nas varias cores, e come vari sono nei vari colori, também si mostram varios non sabores, hanno sapori differenti. E creano la castagna, che è meglio chi ha di Francia, Italia e Spagna, che è migliore della castagna di Spagna, di Francia e d'Italia. Tenete conto che c'era appena stata la fine dell'unione delle due corone, la corona spagnola e la corona portoghese, quindi questo riferimento alla Spagna ha anche una connotazione politica, non solo una connotazione, diciamo così, culturale. E quindi nel rivendicare una specificità alla castagna di cajù, Botello di Oliveira delimita un territorio, una differenza rispetto alla... continuando, però, trovo molto interessante che Botello di Oliveira abbia non solo tentato costruito un rapporto anche di conflitto rispetto all'Europa e all'immaginario europeo, perché appunto i brasiliani, brasileiros all'epoca, ricordo anche che il termine indica un lavoro, essere un brasileiro non era semplicemente qualcuno che viveva in Brasile, il brasileiro era un paese che andava in Brasile per tornare ricco. Questo è un dettaglio che considero molto molto interessante. E quindi nell'immaginario europeo portoghese esiste questa grande, generosa natura americana. E viceversa, chi va in America ha in mente i frutti, il paesaggio, nel caso di Botello di Oliveira, che è andato a vivere per quasi un decennio a Coimbra e probabilmente ha anche girato un po' i luoghi vicini a Coimbra, e dunque torna in Brasile con in mente
un immaginario diverso da quello brasiliano. E c'è un altro brano di questa Ilha da Maré che però indica che il conflitto, la gara, non è solo a livello di costruzione di un paesaggio, ma è anche di antagonismo nei confronti della cultura spagnola, ovviamente, perché della letteratura, della poesia spagnola, Gongora, per esempio, e Marino, Giambattista Marino. Qui, per esempio, noi troviamo, in questo brano che non so se vedete, adesso è un po' difficile per me riuscire a mostrare questo schermo condiviso, ma alcuni versi di Botelho de Oliveira in questa Ilha da Maré, il quale scriverà anche in italiano, credo che alcuni brani verranno letti, due sonetti o uno, due verranno letti tra poco da Patrizia Ercole, che ringrazio, scrive: As romans rubicundas, quando abertas, a vista agrados são, a lingua ofertas, romans sono la melagrana, São tesouros das frutas entre afagos, pois são rubis suaves os seus bagos. Cioè, la melagrana, il frutto melagrana, è un qualcosa che contiene dei rubini, con riferimento appunto ai semi di questo frutto. Ora, ricordiamoci che i libri non potevano essere stampati in Brasile, le università erano proibite in Brasile, e quindi un brasiliano che torna in Brasile con un patrimonio di letture non canoniche per un brasiliano del tempo, fa un riferimento esplicito a Marino. Botelho de Oliveira, questo riferimento a Romans Rubicundas si trova nella Donne, nel canto settimo, bel tesoro. Tesoro è una parola che usa in questi versi Botelho de Oliveira e che sta in Marino. Dagli aurei pomi di rossor dipinti, são rubi suavi seus bagos. Romans rubicundas, sono rosse melagrane, qui rossor dipinti. E poi continua Marino: fa scintillar dal guscio d'oro molli rubini. Quindi questo rubis suavi, suave molle, rubini. Ecco, quindi noi ci troviamo di fronte a un poeta che non solo intende fare un'operazione di transculturalità o di opposizione, a seconda dei punti di vista da quali si leggono queste poesie, questi versi, ma intende anche creare una intertestualità con testi della letteratura italiana, famosi all'epoca. Tra l'altro la Donne era pure proibito dal Sant'Uffizio, ma da dove anche Manuel Botelho de Oliveira trova ispirazione? Trova ispirazione, e questo è uno studio che ho fatto, devo dire, con molto, molto piacere. Sto terminando, è l'ultima informazione che do, perché so che siamo a 15-16 minuti. Esistevano dei repertori nel Seicento, no? Uno di questi è di Padre Spada, Giardino degli Epiteti Poetici Italiani. Bene, alla voce Milo Granato si trova esattamente il verso di Marino: degli aurei pomi di rossor dipinti, eccetera, eccetera. Quindi non è detto che Botelho de Oliveira abbia letto la Donne, ecco. Ma molte delle citazioni che provengono dalla letteratura italiana possono, io ho fatto delle verifiche, effettivamente ci sono diverse citazioni e appropriazioni di Botelho de Oliveira da brani presenti nel Giardino degli Epiteti e anche in altri testi. Quindi voglio concludere invitando tanto alla lettura della poesia seicentesca brasiliana, perché non è solo Manuel Botelho de Oliveira, ma per esempio nel primo Settecento abbiamo altri
qui un esempio di una raccolta di poeti, ce ne sono diversi, che scrivono in portoghese ma citando autori italiani, quindi credo che questo sia un terreno molto fertile, e anche il terreno dei repertori, che mi sembra cioè l'idea anche di un artigianato, letteratura come artigianato, già all'epoca, soprattutto mancando i libri, ecco che i repertori potevano rappresentare una risorsa molto importante. Questo non significa che non conoscesse Marino, anzi io credo che Botteglio di Oliveira fosse tanto un lettore di Marino quanto un lettore dei repertori. Finisco qui per tempo, ma se domande sono qui per rispondere. Grazie veramente a tutti. Grazie mille. Bene, grazie Yuri. Io direi per le domande, adesso poi lascio la parola a Patrizia che leggerà i testi di Botteglio di Oliveira. Volevo dire, se ci saranno, spero che ci siano, delle domande, le lasciamo magari per alla fine dei tre interventi, così non perdiamo insomma il filo e seguiamo un orario. Ecco, Patrizia, prego. Ecco, chiedo a Yuri se cortesemente mi toglie la schermata. Yuri Brunello, se mi sente, se mi può togliere, perché è rimasta bloccata. Scusa, Yuri, se puoi togliere la schermata. È rimasta la schermata delle tue slide. E quindi non posso proiettare i testi. Se riesci a spostarla, toglierla, Patrizia, poi... Io non posso farlo, può farlo solo lui. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Grazie. Allora, vediamo di recuperare i testi. Vi chiedo se vedete. Sì. Benissimo. Allora, spero di vedere anch'io. Vola il vapor che dalla terra nacque, umilmente, in virtù del sole al sole. E opponendo alla sfera oscura mole, quel che nacque vapor, nube, rinacque. Ma quanto l'alta densità le piacque, precipitato dalla luce suole, come chi con le lagrime si duole, tutto piovoso distillarsi nacque. Al sol d'Anarda, da umile sentiero, il pensier ha volato col desio, per virtù dei suoi raggi all'emisfero, di poi si muta in pianto, onde veggio, qual audace vapor il mio pensiero, qual abbondante pioggia il pianto mio. La conca che nel mar nasce cocente e del suo bel tesoro s'innamora, se il lucente cristal del mar onora, è più superba perché è più lucente. Quando la bianca aurora umor cadente della mattina sparge, appare fuora e con quella rugiada dell'aurora nutre la chiara perla in seno al gente. Lì stesso effetto degli stesso vanto, quando mia aurora piange, gode il core e tanto l'ama, quando piange tanto. Tu poi, conca più facile all'umore, rugiada essendo il tuo vezzoso pianto, essendo perla il mio pregiato amore. Finito qua. Ma pensavo ci fosse ancora una. Benissimo, no. Benissimo. E non so se Yuri, eventualmente poi sentiamo se ci sono domande e se tu le volessi commentare. E quindi passerei allora la parola a Lucia Vattaghin, la presento brevemente. E Lucia si laurea in lingue e letterature straniere moderne all'Università di Genova. Consegue il master in letteratura italiana all'Università di San Paolo
e il PhD in teoria letteraria e letterature comparate sempre all'Università di San Paolo. Ottiene il postdoctoral fellowship all'Università di Genova e un anno dopo la libera docenza all'Università di San Paolo nel 2011. Dal 1988 è docente di letteratura italiana presso l'Università di San Paolo. Ha pubblicato libri, saggi e articoli nel campo di studi di letteratura italiana, delle relazioni Italia-Brasile, della ricezione e traduzione della letteratura italiana in Brasile e ha curato edizioni di traduzioni brasiliane della poesia di Giuseppe Ungaretti, di Dino Campana, Umberto Saba, Valerio Magrelli. L'intervento di questa sera ha per titolo Tra Genova e il Brasile, testi editi e inediti di Eugenio De Signoribus. Prego Lucia, la parola a te, non la sto vedendo. Ma, buongiorno a tutti, ecco, sì. Mi senti almeno, sì, spero, sì, mi sentite? Sì. È un piacere essere qui con voi. Grazie, il piacere nostro avervi qua, avervi lontani ma qua. Un piacere a tutti quelli che riesco a vedere, è un piacere conoscere Luisa, Carlotta, Patrizia la conoscevo già, e vedo anche Alberto Sismondini che saluto, ci sono un po' di anni che non ci vediamo. Ciao Alberto, ti vedo ora, scusa Lucia, ciao. E cari amici, Patrizia, Yuri, è veramente un piacere. Io inizio anch'io ringraziando soprattutto l'amica Amina Di Munno per l'invito, molto gradito. L'associazione Amici di Casa America, Luisa Fallini, non vorrei dimenticare nessuno, Carlotta Gualco, Patrizia Ercole per la lettura, che ha promesso di fare. E dunque il tema del convegno è letteratura e poesia tra Genova e l'America Latina. Se non mi sentite, Amina mi fa un segno, mi sentite? Ti sentiamo. E dunque, quindi per attenermi a questo tema ho pensato di parlare di Eugenio De Signoribus, che è un poeta contemporaneo, nato nel 47, che ha pubblicato, è molto legato a Genova da una parte, a grandi amici genovesi, ha dedicato poesie, prose forti a questa città ed è legato anche al Brasile, grazie soprattutto a Patrizia che ha, è riuscita a ispirargli la composizione di un poemetto intitolato L'uscita, è un sogno, vedete quanti sogni ci saranno in questa mia presentazione, sogno, incubo, doppio sogno. Questo poemetto è già uscito, appena uscito in un libro in formato digitale, intitolato Crisis, tempi di Covid-19, se non sbaglio, la Patrizia è responsabile e quindi questo libro dedicato a interventi, riflessioni sui tempi del Covid. E questo è importante un po' per situare questo poeta De Signoribus, che soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi libri, è profondamente impegnato in temi civili, alla devastazione della natura, addirittura è la fine del mondo che vede in questo poemetto apocalittico che è L'uscita, di cui parlerò pochissimo, perché in realtà il mio vero argomento qua è l'altro libro. Questo è un libro fisico che uscirà in breve, forse all'inizio del 21, anche questo a cura di Patrizia, che raccoglie dunque tre tipi di testi. Raccoglie, il titolo della raccolta è Nenhum corpo é elementar. Nenhum corpo elementar,
Quindi questo, cerco di essere breve, non ci riesco. È composto da tre sezioni. Una è il libro Nessun luogo è elementare, che è un libro uscito prima in Francia nel 17, poi in Italia nel 2020, molto breve, è intitolato appunto Nessun luogo è elementare, titolo che è trasformato in questo volume brasiliano in Nessun corpo è elementare. Perché i protagonisti di questo libro brasiliano sono i corpi morti, i massacrati. Uno dei temi è il G8, la scuola, infatti genovese del G8 del 2001, le guerre, la fame, insomma questi sono i grandi temi che tormentano De Signoribus. E oltre a questo, quindi questo libretto già uscito in Francia, poi in Italia, Nessun luogo elementare, entrano a far parte di questo volume brasiliano prose inedite, quindi questo libro è composto di cose edite, inedite, prose inedite dedicate ai tempi del Covid, molto, anche questo il tema del male, riuscirò forse a parlarne un pochino, e terza parte è la sezione genovese, che è una... è la piccola sezione Soglie genovesi, sono sei prose e una breve poesia, che erano a loro volta la sezione, una sezione del libro Veglie genovesi, che è uscito nel 2013 a cura di Stefano Verdino a Genova, per il Canneto Editore. Quindi mi concentro su Soglie genovesi, di cui rilevo quindi anche in questo piccolo, questa piccola sezione, sono sei prose e una poesia, tutto molto breve. Anche qui i temi delle tragedie contemporanee, l'impegno civile, ma anche il senso dell'amicizia, dell'ospitalità che è legato alla città di Genova, a cui è legato da affetto, e è un'apertura al mondo privato, al mondo un mondo anche quello turbato, denso di turbamenti e lacerazioni. E dunque una prima cosa che vorrei dire è come Soglie genovesi si aggiunge al repertorio di verse, immagini genovesi di tanti altri poeti e scrittori, questo ricchissimo repertorio già veramente impossibile aumentarlo, De Signoribus si introduce in questo panorama e arricchisce questo immaginario soprattutto per due aspetti: la Genova verticale, un tema classico, e la Genova labirintica. E lui aggiunge Genova plateale che si lega, penso, alla verticalità, perché la verticalità ti offre platealità, questa bellezza. E l'elemento che De Signoribus aggiunge a questi due, che sono già insomma consolidati nelle visioni genovesi, è quello della stratificazione. Stratificazione che osservo in due di queste prose genovesi, che poi saranno tre, ma non vi preoccupate perché ho calcolato i tempi, sarò breve. Quindi i due testi che tra l'altro erano quelli che avrei voluto leggere, che sono i miei preferiti, ma sono un po' più lunghi, sono un po' troppo lunghi. Sono due testi che si assomigliano, sono un po', addirittura si sovrappongono in certi momenti, presentano somiglianze. E uno è un sogno, di nuovo, e il sogno presenta l'immagine del labirinto. Quindi l'immagine del labirinto è ovvia, per quanto riguarda i vicoli genovesi, è ovvia in generale, tutte le città io penso che siano, possano essere pensate come labirinti. Però il labirinto di questo sogno è un labirinto stratificato. Il sogno penso che lo conoscerete perché
i genovesi non avranno mancato di leggerlo. Ma sì, questo sogno si svolge in un albergo che Stefano Verdina identifica nelle sue note alle Veglie Genovesi, che è un albergo che è il Vittorio Orlandini che sta a Principe, alla fine di Via Balbi, e che è, lo conoscete questo albergo, uno storico albergo, questo albergo stranamente si apre, ha l'accesso solamente con l'ascensore, non si accede a questo albergo in altro modo, ed è l'ascensore parallelo a quell'ascensore di Monte Galletto, quindi l'ascensore pubblico, e non so se tutti, uno passa lì davanti, non si accorge di questo misterioso albergo, dove questo narratore sogna di perdersi, ovviamente, e di perdersi perché? Perché è tutto stratificato, c'è questo ascensore che lui, è già arrivato in camera, scende perché non ha voglia di aspettare l'ascensore, scende, si perde e riprende l'ascensore, non c'è uscita, è un incubo. Quando finalmente riesce a uscire, si trova coi piedi nell'acqua, e c'è sotto la città coi piedi nel fango, nell'acqua. E questo lo sottolineo perché lo rivedremo poi nel testo breve che avrei intenzione di chiedere a Patrizia di leggere. E quindi verticalità, ovvio, grande tema di l'ascensore, tema di Caproni, ma vedete come questo ascensore è diverso. E l'altro, il testo, quello che avrei letto, è La Torre dei Serra, che questo è un testo molto interessante, sono tutti testi in prosa. La Torre dei Serra, non so se tutti sanno, che è l'edificio che ospita la Facoltà di Lingue in Piazza Santa Sabina. E la Torre dei Serra, questo non è un incubo, questo è... Insomma, la prima cosa che volevo sottolineare è che c'è anche qui l'idea della stratificazione, perché lui sale, questo è un... entra nella Torre dei Serra accompagnato, se ho capito bene, da Stefano Verdino, e sale, sono 5 piani in ascensore, finalmente si arriva al piano base, dopo 5 piani in ascensore, e da cui, in cui si vedono gli studenti, curvi sui libri, e sale ancora, finalmente, qui quest'idea della stratificazione si estende alla città, questa è la cosa che lui dice nel testo, anche questa città è stratificata. Quando arriva in alto, sulla Torre dei Serra, dalla Torre dei Serra, cosa riesce a vedere? Qua non si vede più niente, devo accendere, scusate. Dicevo a qualcuno che pioverà, credo che pioverà qua. Sì, perché non c'è più luce. E quindi lui dall'alto della torre c'è questa bellissima osservazione, questa spettacolare. Quando arriva in cima alla torre si avverte, queste sono parole sue, il cordone invisibile che tiene lo stratificato perimetro della ardita città. Qui parola per parola è geniale, l'ardita città, lo stratificato perimetro. Una bella idea, una bella rappresentazione di Genova che si oppone, qua non mi posso soffermare, ma si oppone alla visione che lui ha dall'alto anche dei vicoli come Viscere, Budella, che sono un'immagine già molto, molto usata, e lui dalla torre vede Viscere, Peste e Bianche Teste quasi nello stesso corpo. Quindi le viscere peste, le viscere calpestate dai passanti nei vicoli, quindi questa idea dell'aspetto viscerale di Genova, viscerale come ventre materno, certo, che è da difesa, protezione, ma anche oppressione, questo senso dell'oppressione che aveva là nell'ascensore, nell'albergo, e anche come... ovviamente viscere come intestini, che è la grande idea
molto sviluppata da Caproni, agli intestini dove si svolge la digestione delle mercanzie sbarcate in porto. Prima di passare al testo che leggeremo, ancora una breve cosa. Questo è il testo che leggeremo, anche questo contiene questa idea della stratificazione. Ma prima di passare a questo testo vorrei ricordare un'altra di queste prose che è sicuramente cara ai genovesi, perché è dedicata al caffè degli specchi, caffè degli specchi, che è una breve prosa poetica che mi consente di fare accenno al tema della lingua, al grande tema della lingua in De Signoribus. Quindi la prosa poetica, caffè degli specchi, quest'uso dei toponimi o di indicazioni precise di luoghi, come in questo caso il caffè degli specchi. Ovviamente denotativo, ma per sapere cos'è, e anche una dimensione affettiva, senz'altro. Il caffè degli specchi per lui è luogo di incontro con gli amici genovesi. E il tema di questa prosa poetica è la comunicazione. Il tema, non si può dire, uno dei temi, un forte tema di questa prosa, è la difficoltà del dire. Tutto questo testo riguarda il dire, le sfasature nel dire. E questo, devo ricordare qui che il pensiero di De Signoribus è percorso da questa... questo tormento che è la denuncia lui dice il verbiloquio contemporaneo. E penso, uno degli aspetti più forti che penso io che sia il rapporto lingua-menzogna, il rapporto lingua-male. Anche in quel poemetto L'uscita, che è quello che abbiamo tradotto insieme a Patrizia, mi sono dimenticata di ringraziarla che mi ha invitato a tradurre con lei. Anche questo poemetto L'uscita, che è una storia di devastazione nella foresta, una fine del mondo, un poemetto apocalittico, la speranza di salvezza, l'utopia, si fonda sulla lingua. Il suo grande tema è il male, la lingua e il male. Cito solamente un verso, sono tre versi in realtà, in cui si vede anche l'uso della lingua sua, il preciso e sofisticato uso della lingua di De Signoribus, in cui è definito, questo un po', uno dei tanti versi possibili, in cui è definito il rapporto fra lingua e male. E dice lui: il male stecca tutti gli accenti, sballa le riconnesse rime, sgobba il vocabolo reale. È splendido tutto questo lavoro sulla riflessione sulla lingua, oltre all'uso della lingua. Una piccola considerazione parallela è che questo testo, non so se volutamente, forse no, è in contrasto con un altro testo storico dell'immaginario genovese, del caffè degli specchi, che è la famosa strofa della poesia Genova di Campana, che descrive il caffè degli specchi, cosa che De Signoribus non fa, non parla, che non riesce a spiegare, non riesce a comunicare bene con l'amico con cui è. Campana parla del caffè degli specchi, lo descrive, dice: è una grotta, entro una grotta di porcellana. Dal caffè, qui ci sono molti genovesi, ricorderete, dal caffè degli specchi, dall'invetriata, vede un'erta tumultuante, che ne sappiamo che è salita a pollaioli, che non si immagina come così grande, da cui vede, cosa vede? Genova fantastica di trofei mitici tra torri nude. Insomma, è una visione, è una poesia visionaria, una Genova mitica molto diversa qui si è messa a piovere proprio, molto diversa da quella di De Signoribus, ma vi faccio questa osservazione più che altro per pensare al rapporto con la lingua, alla magniloquenza della poesia campaniana e questo
tormento sulla lingua, la lingua forcuta, insomma, che è soggetto, tema di... Arriviamo finalmente qui ai ri, che io vorrei condividere qui. Dunque la mia idea è condividerlo qua in versione bilingue e poi alla fine chiederò a Patrizia Ercole di leggerlo in italiano. Ma qui faccio, vediamo se ci riesco. No. I ri, dov'è? Come si fa? Non ci riesco. Devi andare sullo scudo. Sono andata. Qua c'è un, e c'è poi un c'è share. Impostazioni. E su non impostazioni. Deve andare sullo scudo, non è lei l'host. Quindi basta che faccia condividi lo schermo. Adesso non so se la versione. Basta che lo faccia diretto. Ma è quello che sto facendo e non arriva. E bisogna avere aperto prima, cioè devi avere ovviamente già aperto il file, avere tutto aperto, perché puoi condividere solo ciò che è perfettamente aperto. Ce l'ho qua davanti aperto. E quindi poi fai condividere lo schermo, ti dovrebbe dare la possibilità di scegliere la scheda. Poi vai sul file, lo apri. Forse avete trovato. È prima... Eccolo qua. Eccolo arriva, qua. Eccolo, sì, ok. Miracolo. Va bene, questo è Iri, allora vi chiedo a Patrizia di leggerlo. Ho messo a destra la traduzione in portoghese di Patrizia e ho messo qua l'editore Rio de Janeiro, probabilmente 2020, sicuramente 2021, se non più presto ancora. Allora, Iri, questo solo perché l'abbiate sotto gli occhi, comincia con una livida l'aria di Genova, questa è una luce particolare della città di Genova, livida, e di questo sottolineo solamente alcuni temi, prima di tutto, di nuovo, Genova labirintica, e questo è un labirinto stratificato anche questo, è in questi ri, questo è un testo sull'alluvione del 2011, una delle tante, e in questa prosa si pensa agli strati sotterranei della città, c'è l'immagine del labirinto sotterraneo, i ruscelli, i corsi d'acqua, gli scoli che passano sotto la città, con quest'aria livida e minacciosa. C'è quindi l'immagine della stratificazione, di questa complessità minacciosa, la voce della natura che si scatena, con però degli avvertimenti. Gli avvertimenti sono, lì vedete, l'acqua che sembra sgorga da sotto, l'avvertimento viene da sotto, l'aria è livida, soprattutto qua c'è della natura, gli animali, cittadini, gatti, piccioni, sentono questo avvertimento e superano il pericolo in brevi voli, eccetera. E dall'altra parte invece c'è la voce delle vittime umane che non ascoltano, non possono ascoltare l'avvertimento, il pianto, i gridi. E qui per chiudere, che ho già superato ampiamente qua i miei tempi, volevo solo sottolineare questa ultima frase, questa apocalissi parla solo la lingua incustodita della natura. Questa apocalissi dell'alluvione che uccide, che fa vittime, che distrugge tutto, questa apocalisse parla solo la lingua incustodita della natura. Questo aggettivo o participio passato, incustodito, è una ha dato un po' di esitazione, un po' di problemi a Patrizia, come tradurre, alla fine ha tradotto non vigiada, incustodita può essere non controllata, non vigilata, ma allo stesso tempo anche non protetta, un parcheggio incustodito, non è una parola di polivalente che ha questa forza di farci pensare. Quindi
questa prosa, grande tema civile, il tema della distruzione della natura, dell'umanità, ma anche il tema della lingua e della natura, nell'Apocalisse si torna al tema della lingua, come dicevo anche in quel poemetto L'uscita. Allora, per chiudere, ci sono un po' di osservazioni su qua, sulla lingua, se ne vorrà parlare poi, sono parecchie cose interessanti in questo testo. Ma per chiudere qui le osservazioni, prima l'allusione a quella uscita da cui si esce solo con la lingua, cerco di finire con un accenno all'idea della lingua ospitale della poesia, facendo riferimento a una poesia molto complessa, però cercherò di descriverla in fretta. Questa poesia, che è premessa a dispute fra terra e altro nella raccolta Ronda dei Conversi, è una poesia che parla di qualcosa, di una forma dolorosa che, dice lui, si molecolava. È un neologismo da molecola, quindi che prendeva forma nella mente. Dice tutta la massa vibrante e nervosa, queste sono parole sue, tutto il sensibile liberato da tutti gli incagli, tutta lì per una inudita ingiunzione, una specie di un'ingiunzione però che non si ode, tutto converge dove? In una lingua che alla fine si scopre che esiste, che si trova. E quindi finisco con versi, che sono gli ultimi versi di questa poesia, e dice lui, in questa lingua, questa che appena trovate, in questa lingua ospitiamoci, riapparteniamoci in essa, invochiamoci di rinascere, o defluiamo da qui, ciascuno col suo per sempre scheggiante nulla. Splendide parole, io concludo dicendo sì, in questa lingua ospitiamoci, riapparteniamoci in essa, invochiamoci di rinascere. E non il contrario. E con questo chiudo e vi ringrazio e spero di riuscire a chiudere qui. Grazie a te, Lucia, molto interessante e mi ha emozionata la descrizione della Torre di Santa Sabina, perché io lì ho lavorato tantissimi anni e proprio in quella torre avevamo i nostri libri di portoghese, le tesi degli studenti che appunto facevano le tesi di portoghese, per anni sono state appunto custodite lì. E il Bar degli Specchi è talmente vicino alla sede della Fondazione Casa America che ci passiamo tutti i giorni davanti, quindi è un bellissimo, sì, per me ormai è un ricordo perché sono anni che non lavoro più all'università, però è stato, e poi questo viaggio di Genova verso il Brasile è veramente emozionante. Allora Patrizia, sentiamo il testo, la lettura del testo. Va bene, subito. Lo vedete? Sì. Iri. Sì, si vede. Livida l'aria di Genova, bagnato l'asfalto. Un po' di pioggia è caduta, ma l'acqua, negli interstizi delle lastre dei marciapiedi, sembra sorga da sotto. I rii invisibili segnano le strade aperte verso il mare. I rii, dal gorgoglio nervoso che i gatti sentono e attraversano di corsa, e i piccioni superano in brevi voli, atterrando obliqui. I rii ribollenti, che raschiano tutta l'incuria, raccolgono tutto il pianto e nei pendii s'avventano. Così sotterranei scoli che solidali bloccano i passaggi e vogliono la luce. I rii si fanno orde d'acqua, i tumulti incrociandosi si ingrossano e giù precipitano a rotta di collo, travolgendo ogni cosa. I gridi delle vittime, strappate ai lacci delle mani, letteralmente muoiono in gola e i corpi seguono le furie schiumanti
e vengono infine depositati in un sottoscala o in un grumo d'alberi e fango. Più indolenti, le auto se ne vanno in disordine, ammucchiandosi in fondo alla strada, una sull'altra. Questa apocalissi parla solo la lingua incustodita della natura. Bello, molto bello. E non so, la parte portoghese volete mica leggerla? Io non ce l'ho. Se Lucia stessa o... No, se vi sembra il caso chiediamo alla traduttrice, che deve essere sì. Ringraziata qui perché lei è l'autrice di tutte queste iniziative. Non so se vi interessa, si può leggere, lo posso condividere io e lei lo legge. Ti va bene, Patrizia? Vediamo se riesco a condividerlo. Però. Sì. Eccolo qua. E questo? Lo vedete? Sì, lo vediamo. Ok. Leggo io? Sì, sì, Patrizia, sei la traduttrice. Os riachos, lívido ar de Gênova, molhado o asfalto. Um pouco de chuva caiu, mas a água, nos interstícios, por entre as pedras das calçadas, parece brotar de baixo. Os riachos invisíveis marcam as ruas abertas rumo ao mar. Os riachos com seu borbulhar nervoso, que os gatos escutam e atravessam rapidamente, e os pombos superam em breves voos, pousando obliquamente. Os riachos efervescentes, que raspam todo o desleixo, recolhem todo o pranto e nas encostas se atiram. Assim também os subterrâneos escoadouros, que solidários bloqueiam passagens e querem luz. Os riachos tornam-se hordas de água e os bulícios, entrecruzando-se, se engrossam e precipitam numa velocidade vertiginosa, arrastando tudo pela frente. Os gritos das vítimas, arrancadas dos nós das mãos, literalmente morrem na garganta e os corpos seguem as fúrias espumejantes e são, enfim, depositados num vão, ou num grumo de árvores e lama. Mais dolentes, os carros vão embora, desordenadamente, amontoando-se no final da rua, um em cima do outro. Este apocalipse fala somente a língua não vigiada da natureza. Muito bonito, bello. Benissimo, complimenti. Anche qui, magari... Le domande, se ci saranno delle domande, le faremo poi alla fine. E intanto io vi presento Patrizia Peterle, è docente di letteratura italiana presso l'Università Federale di Santa Catarina, Florianopolis. Dopo la laurea in lettere e il dottorato di ricerca in letterature neolatine presso l'Università di Federal do Rio de Janeiro, ha insegnato fino al 2009 presso l'Università di Estadual Paulista, UNESPI. Ha raccolto in volume le trascrizioni delle lezioni tenute dal professor Enrico Testa alla Università di Federal di Santa Catarina. Si è dedicata negli ultimi anni allo studio dell'opera di Giorgio Caproni, pubblicando saggi in Italia e all'estero. Ha dedicato un volume alla poesia di Caproni, A palavra esgarçada, Pensamento in poesia in Caproni, che è uno dei risultati del periodo di ricerca svolto presso l'Ateneo Genovese sotto la supervisione del professor Enrico Testa negli anni 2014-2015, quindi abbastanza recentemente. Ha inoltre curato l'edizione brasiliana di una selezione delle prose critiche caproniane a Porta Morgana, che ha avuto il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura con prefazione di Enrico Testa.
Oltre ai vari saggi pubblicati in Italia in riviste dedicate alla poesia italiana, il volume brasiliano Non limiti da palavra raccoglie saggi su Ungaretti, Montale, Caproni, Sereni e Testa. Di Enrico Testa ha tradotto negli ultimi 5 anni 3 libri di poesia e il saggio Eroi e figuranti, pubblicato lo scorso anno e presentato a Florianopolis e a San Paolo. Il rapporto con la Liguria, in particolare Genova, è presente in altre attività come il progetto Geografia e Poesia, che ha avuto una parte dedicata alla poesia di Montale e Caproni. Gli incontri dedicati alla letteratura italiana, Quartas Italianas, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Arte e Cultura di Florianopolis. Il progetto del Dizionario Bibliografico della Letteratura Italiana, che accoglie nella sua banca dati gli scrittori liguri tradotti in Brasile. È editor della rivista Mosaico Italiano, che ha dedicato vari volumi ai rapporti tra Italia e Brasile, nonché 3 numeri monografici, in particolare su Caproni e Montale. È responsabile per la Convenzione di cooperazione internazionale tra l'Ateneo Brasiliano di Florianopolis e l'Università di Genova. Ora vi dirò anche il titolo del suo intervento. Prima volevo soltanto dirvi che il professor Testa sarebbe stato tra noi, avrebbe partecipato volentieri a questo nostro incontro, ma non ha potuto raggiungerci e mi ha pregato anche lui di porgere il suo saluto a tutti noi e i suoi complimenti. Quindi è un peccato che non ci sia, ma ecco, sì, ricordiamoci che appunto è come se fosse fra di noi. Il titolo è L'esperienza e il viaggio, alcune poesie di Enrico Testa. Quindi Patrizia, a te la parola. Grazie Mira, grazie per questa presentazione. È come tutte, sono riassunte. Io innanzitutto vorrei ovviamente ringraziare Amina e Luisa per questo invito e per i lavori già fatti, in particolare Amina sono stati tanti lavori, è già stata visiting professor da noi. Con Luisa volevo ricordare l'esperienza più vicina, quella di Alessandra Rondini, che quest'anno è stata la tesi di Alessandra in cotutela, fatta all'UFSC, di cotutela con Luisa Faldini e Roberto Francavilla all'Università di Genova, ha avuto questa premiazione dell'Associazione dei Brasilianisti in Europa, quindi è un lavoro importante questo. Vorrei anche dire che quasi 20 anni fa, se non mi sbaglio, seguivo, quando frequentavo l'Università Federale di Rio de Janeiro, ho seguito qualche seminario del professor Coveri, che vedo qui con noi, quindi è un piacere anche rivederlo dopo tanti anni. E volevo ovviamente ringraziare a tutto il direttivo, Carlotta Gualper, Roberto Ciale di Casa America, per questo incontro e per questa possibilità. Mi ricordo anche che quando ero a Genova tra il 2014 e il 2015 ho avuto anche la possibilità con Claudio Pozzani e Amina di parlare di poesia appunto nella sede di Casa America, quindi è un piacere ritornare. E per questa proposta di oggi, pensare ai rapporti tra Genova e Brasile, oltre al fatto che Genova per me è una città molto cara e in cui ho importanti amicizie, no? Caproni diceva amori in salita, e io non posso in questa sede oggi non parlare e forse spostare anche un po' lo sguardo. No? Finora abbiamo parlato, anche Lucia ha parlato di Eugenio De Signoris, delle immagini, delle raffigurazioni, dell'esperienza di De Signoris, perché questi testi sono anche frutti di viaggi di De Signoris all'Università di Genova.
Quindi non potrei non parlare della poesia di Enrico Testa, che è, credo, una delle voci, secondo me, più importanti della poesia italiana contemporanea oggi. Volevo dire però che parlando di Genova, nel libro che non è elettronico, Lucia, è un libro cartaceo e che ha avuto anche l'appoggio dell'Istituto Italiano di Cultura, Crisis, Tempus di Covid-19, quindi Crisis, tempi di Covid-19, che raccoglie una delle testimonianze di quest'anno così strano che stiamo vivendo, c'è anche la poesia di un altro poeta genovese, anche lui professore dell'Università di Genova, che è Marcello Frizione, e che anche la sua poesia è molto diversa da quella di Testa, mi è anche molto cara. Quindi volevo spostare questo sguardo alla figura di Enrico Testa, ovviamente un poeta genovese, classe 1956, molto legato alla sua città. Come diceva già Montale, molto difficile cancellare o, per riprendere, scancellare un paesaggio che piano piano si incide nella nostra memoria, che si iscrive fin dall'infanzia, e mi pare che Testa rientri appunto in queste considerazioni. Però, d'altra parte, leggendo le sue poesie, qui ha fatto una selezione, vedremo che se da un lato c'è questo ancoraggio molto forte, dell'altro c'è un tema nella poesia di Testa forse ancora poco studiato o poco citato dalla critica, che c'è ancora, che è quello appunto del viaggio, quindi degli spazi, degli interstizi e degli spazi di mezzo, quale può essere anche il sogno, come diceva Lucia prima, per quel che riguarda Eugenio De Signoribus. Quindi io direi che la dimensione essenziale, una delle dimensioni essenziali della scrittura di Testa è proprio il viaggio, intendendo il viaggio qui come un momento in cui il soggetto si perde per ritrovarsi, ma è un ritrovarsi sempre diverso. E qui già anticipo che le poesie scelte da me sono state appunto le poesie fatte da Testa dopo i suoi viaggi nel Sud America. E quindi nel viaggio, in questo spostamento, c'è un'altra caratteristica che fa parte della scrittura di Testa, anche quando noi non parliamo di viaggio, che è il motto della contraddizione. È un'altra singolarità, un altro tratto, quindi decostruire per ricostruire, quindi la sensazione di spaesamento che è molto forte forse nella prima poesia che leggeremo, e la fatica di trovare le nuove coordinate quando si sta fuori casa. E infatti, secondo me, nella poesia di Testa si può dire che non solo le poesie riguardanti il viaggio, e qui c'è Praga, Stati Uniti, sono tanti, no? Se uno fa una cartografia di questi viaggi saranno vari. Però il viaggio è anche una forma di mettersi a rischio, cioè mettersi in qualche modo a rischio, cioè il soggetto esce in qualche modo da sé, ed è questa esperienza che vorrei proporvi in questo percorso. Allora, prima di passare alle poesie, io vorrei pensare ai viaggi di Testa fatto in Sud America negli ultimi 10 anni. Ricordo il primo viaggio in Bolivia nel 2010, e tutti questi viaggi in qualche modo sono stati segnati anche da traduzioni di opere sue. Quindi Bolivia 2010, Brasile 2014, in Bolivia è stato pubblicato Lento Viaje della Sombra,
Poi, Brasile 2014, la traduzione di ablativo. Venezuela 2016, abbiamo questa antologia poetica, Vacío de Horas. Brasile 2016, abbiamo Pasqua di Neve e il volume di cui Amina ha parlato, che raccoglie le conferenze di testa dedicate alla poesia italiana fatte a Florianopolis, all'Università di Florianopolis. Brasile 2019, Jardim de Sarsas, che è una selezione di testi di Cairn, l'ultima opera e alcuni testi inediti. Ricordo che il tema del viaggio nella poesia di testa può essere pensato anche a partire dalle traduzioni che da Pasqua di Neve, cioè dal 2008, iniziano ad essere sempre più presenti nei suoi testi. Quindi lo spostamento sia uno spostamento fisico, ma anche uno spostamento in un universo dell'altro, la parola dell'altro. Quindi quello che mi preme dire è che in questo spazio del perdersi, di ritrovare altre coordinate, uno spazio di contagio che è anche segnato da uno sconforto, da un disagio del non aver delle coordinate, dei riferimenti, ma dall'altro esige anche un atteggiamento, e qui mi sembra un altro tratto molto importante della poetica di Enrico Testa, che è l'ettica, l'ethos, cioè un atteggiamento verso l'altro di esporsi, ma al contempo una disposizione verso quest'altro. Non c'è nessun tentativo, e questo lo vedremo, di costruire un'immagine dell'altro, ma quello che gli interessa è avere esperienza con l'altro e i residui che questa esperienza li lasciano. Quindi direi anche, forse pensando a Caproni e ai saggi che Testa ha fatto dedicato a Caproni e a Sereni, anche uno sguardo quasi etnofilologico di questa esperienza, che mostra anche in qualche modo la fragilità del soggetto. E qui entriamo in un altro punto che si può ricollegare ai temi più classici della poesia di testa, che sono la memoria, l'ambiente domestico, gli oggetti, il rapporto con i morti, che è appunto il tema del rapporto, cioè la necessità dell'altro, la necessità del diverso, o per dirla con Nancy, questo filosofo francese che Testa cita tanto, l'essere singolare, plurale. Quindi adesso passerei ad quelle poesie che ho scelto, e purtroppo non ho questa capacità di farvele vedere, quindi aspettiamo, vi chiedo la pazienza. Ci penso aspettiamo un po'. Le poesie, ok, poi. Grazie Patrizia. Che Patrizia e Amina poi leggeranno. La prima poesia è quella tratta di ablativo dalla sezione intitolata non casualmente Breve escursione in Sud America. Trattasi probabilmente del viaggio in Bolivia, che prevedeva anche una coincidenza all'aeroporto di San Paolo. Quindi anche in questa sessione non l'ho scelta questa poesia, ma abbiamo anche una poesia che parla di un'esperienza all'aeroporto di San Paolo. Questa sezione raccoglie 9 poesie, e questa che voi avete adesso proiettata è l'ultima poesia, che racchiude in sé il percorso fatto. Questo testo, come vedrete, parla proprio di queste coordinate che vengono sbilanciate dal viaggio, delle cose viste, delle cose sentite, odorate, di cui noi non ne sappiamo, cioè non abbiamo delle informazioni su queste cose, abbiamo solo gli effetti, no? Dice la poesia,
Nei primi giorni dopo il ritorno si vive spaesati e confusi nell'eco di una lingua strana. Cioè il corpo che rientra, rientra a sua volta spaesato, contaminato anche dal vissuto. Non c'è qui, alla fine appunto di questa sezione, un profilo delle terre, delle culture visitate. Non interessa a testa descrivere col suo occhio, diciamo, genovese, italiano, quello che sia, quello che ha visto, ma quello che interessa è appunto l'interazione, la mediazione che viene fatta a partire da questa esperienza. Qui abbiamo una rima che mi sembra molto interessante, ostaggio, in questa poesia, ostaggio, viaggio. Quindi l'ebbrezza di questo corpo o il suo stato in pensiero, questa sensazione di ebbrezza o di sovrapensiero, finisce solo quando l'autista del 35, e qui è un riferimento all'autobus, che fa una determinata corsa importante appunto per l'autore, irrompe maledicendo questo corpo spaesato che ora appunto, no, dopo questo si ritrova nel suo, ritrova in qualche modo le coordinate. E questo è il moto, credo, dell'esperienza del viaggio in testa, e vedremo in altri momenti. E chiedo come possiamo procedere. Parlo delle altre poesie e poi Patrizia legge, va bene così? Come sì, preferite okay. Voi. Va bene. Allora, la seconda poesia è di Cairn e ha già un'altra prospettiva. Forse la possiamo mettere in dialogo anche con una poesia di Pasqua di Neve. Lo sguardo adesso del professore poeta che percorre la città di San Paolo per andare dall'albergo, questa poesia è frutto del viaggio del 2014, dall'albergo all'università, si fissa in un'immagine della megalopoli. Ma non è l'immagine del Brasile piuttosto conosciuta, la poesia è molto chiara, non ha tanto bisogno di spiegazioni, non è, non è San Paolo potenza, centro economico, città cosmopolita, ma è anche in qualche modo uno sguardo di solidarietà con quelli che sono sul momento di questo abisso di cui parla testa. Ovviamente qui abbiamo echi di una tradizione da Dante a Eliot, no? La natura alla fine descritta, perché la natura è molto presente nella poesia di testa, anche gli animali, come aveva già notato Maria Corti a proposito del primo libro, Le faticose attese dell'88, e anche la paura qui descritta. Quando Patrizia Ercole leggerà, voi vedrete che è quasi sul punto di perdersi, cioè è una natura tutta distrutta, fatta a brandelli, pencolanti. Quindi in un certo senso questa poesia di testa potrebbe essere letta insieme ad un'altra poesia che non parla di San Paolo, ma parla per esempio di un altro viaggio in Inghilterra, quando parla di Oxford Street. E qui ovviamente viene evocato un altro scrittore importante a testa, questa poesia di Oxford Street è in ablativo, che è Virginia Woolf. Quindi qui mi pare che già in questa poesia che appartiene a Cairn, una, diciamo, il segno dell'invettiva che è molto presente in questo ultimo libro già sia qui caratterizzata. Dei viaggi del Sud America, Testa ha scritto anche sul giornale di Genova, Il Secolo XIX. Io purtroppo non ho tutti questo materiale, ma lo so. Volevo solo ricordare almeno tre articoli dedicati al Venezuela che mi sembrano molto importanti.
fatti in un momento anche, diciamo così, importante di crisi per il paese nel 2016, no? Il primo di questi articoli è datato del 10 maggio del 2016 e ha il seguente titolo: Nudi e crudi sotto il cielo dell'Orinoco. E dice testa nel testo dell'articolo: la sensazione che si prova oggi a navigare nell'alto delta dell'Orinoco è per più versi contraddittoria. È la premessa di una fuoriuscita dal mondo. E qui in questo articolo abbiamo, non ho modo di farvi vedere, ma ci sono anche delle foto, c'è anche foto di questa immensa foresta e che dà poi via al testo che adesso Patrizia Ercole ci ha fatto vedere velocemente, che è un poema lungo dedicato al delta dell'Orinoco e a questa sensazione, ma a questo collegamento con la natura, quest'altro modo di vedere e percepire la natura che è già presente in qualche modo nella poesia di testa. La terza poesia, infine, e qui forse abbiamo una concretezza più grande di questi intrecci, di questi figli che pian piano si compongono nella sua poesia. Qui non si parla più di uno scenario brasiliano o venezuelano, ma abbiamo il titolo è La caduta del cielo, che ovviamente, come voi sapete, si rifà al titolo del libro di David Copenaua e dell'antropologo francese Bruce Albert, no? E questa poesia viene dedicata a Edoardo Firpo e David Copenaua, e qui diciamo che questi due mondi in qualche modo si convivono e si incontrano. Devo dire che Lucia Vataghi ha dedicato un bellissimo testo, ha fatto una bellissima analisi di questa poesia. Io qui do solo alcuni accenni e sto finendo. Quindi, così come per testa, che ha detto questo in vari momenti, ma lo vediamo anche nel suo percorso di poeta, la sostituzione in controtempo, la poesia è, se la poesia è uno spazio possibile dell'incontro tra i vivi e i morti, è una possibilità di ritrovo, è proprio di questo, quindi, che forse è uno dei temi più cari della sua poesia, almeno i critici parlano molto di più su questo tema, è proprio questo tema che attraverso anche David Copenaua e La caduta del cielo, testa cerca di parlare. Forse questa poesia è stata scritta probabilmente dopo il viaggio, credo io, questo non lo so, dovrei chiederglielo, dopo l'esperienza del viaggio in Venezuela. E qui abbiamo due concezioni molto diverse di universo, no? La cosmogonia Yanomami e appunto un rapporto anche primitivo con la natura. E parlando in tal senso, mi pare che nel percorso di testa abbiamo, anche se lui è molto legato, ripeto, alla sua terra natale, ad un paesaggio che è molto suo, mi pare che lui, con gli strumenti che ha, riesca anche pian piano a identificare in diversi modi una crisi di quello che si sta parlando, anche Viveiros de Castro ne ha parlato, dell'antropocene, cioè di una visione verticale del mondo. E qui l'importanza, per esempio,
degli animali, della natura che affiorano nella sua poesia. Una pratica, io direi, e qui finisco perché forse ho già superato i tempi, cioè, ma non solo la poesia, ma anche questo rapporto di mediazione con la natura, un altro modo di vedere la natura, cioè un mondo, è anche un modo di pensare al mondo di questi assenti, di questi scomparsi. Vedere la natura, a partire da Copenaua, è anche una pratica simbolica, anche aporetica, di un rapporto e di dialogo. Si potrebbe quindi pensare, per esempio, ho già detto, alla presenza degli animali, a un cambiamento di prospettiva, per riprendere, e qui finisco, uno sguardo che è quello dell'antropologo brasiliano Eduardo Viveiros de Castro, cioè un mondo che è fatto anche da tanti e innumerevoli esseri. È questo, grazie. Bene, bello. Bene, bene, grazie. Allora, Patrizia Ercole, perché non confondere. Allora, vuoi iniziare la lettura? Bene, e poi fai subito tu la lettura in portoghese? Va bene. D'accordo. O vuoi partire dal portoghese? No, no, parti tu. Parto dall'italiano. Allora, vado sul primo testo. Nei primi giorni dopo il ritorno si vive spaesati e confusi, nell'eco di una lingua strana, voci lontane e familiari, svanenti richiami di strada, agguati di silenzio. Ancora per un attimo, nel riflesso dei volti dignitosi e melanconici, avuti in ostaggio e in dono durante il viaggio, si vaga ripetendo sull'asfalto il ritmo lento dei passi faticosi sulla polvere dell'altopiano, finché, esitante sulle strisce, l'autista del 35 non mi maledice. Immagino che siano tutte tue, no? Queste traduzioni, Patrizia, sono molto belle. Complimenti. Sì, microfono chiuso. Patrizia Peterle. Sì, microfono chiuso. Questa è di Ablativo. Allora, sì. Questa traduzione è stata fatta da me, da Silvana De Gaspari e da Andrea Santurpano. Siamo stati in tre a firmare. Le conosco. Complimenti a tutte e tre. Allora, nos primeiros dias depois da volta, vive-se perdido e confuso no eco de uma língua estranha. Vozes distantes e familiares, evanescentes, chamadas da rua, embuscadas de silêncio. Por um instante, ainda no reflexo dos rostos decentes e melancólicos, tidos como reféns e em doação durante as viagens, vaga-se, repetindo no asfalto, o ritmo lento dos passos fatigados sobre o pó do Planalto, até, hesitante na faixa, o motorista do 35 não me xingar. O 35 è un ônibus, è un autobus che conosciamo perché passa dalla nostra facoltà, no? Il 35. E suppongo che Testa ci sia salito diverse volte, anch'io l'ho fatto. Bene, andiamo a Gazze Stracci a San Paolo. Tutta questa gente che incontriamo per via è sul punto di perdersi. Cosa serve per trattenerli ancora un momento sull'abisso? Non lo si sa. E anche a saperlo, loro non lo vorrebbero. Sono inerti e lenti. Non rivendicano nulla alla vita. Briciole, gemiti spenti, preghiere. Le gazze nere gracchianti sulle alberi del viale e sui rami le ragnatele di stracci e plastica a brandelli. Pencolanti. Gralhas e trapos em São Paulo. Toda essa gente que encontramos na rua está prestes a se perder.
O que possa detê-los mais um instante na beira do abismo, não se sabe. E mesmo sabendo, eles não o desejariam. São inertes e lentos. Não reivindicam nada a vida. Migalhas, gemidos extintos, orações. As gralhas pretas crocitantes nas árvores da avenida e nos galhos, teias de trapos e plástico caindo em farrapos. Arriviamo all'ultima. L'ultima. La caduta del cielo. La lodola fa il suo nido a terra, s'alza con ali tremanti e canta nel cielo che, per il peso crescente dei morti, sta per cadere a cascata, strato dopo strato, conficcandoci noi sottoterra. Non fa nemmeno ombra la lodola. Si nutre di germogli di cicuta e di uova di locusta. Scende verticale tra le nubi. Solo lei rimarrà col suo trillo a rasentare, nell'azzurro fuggendo, questa inconsapevole allucinazione, patita con immeritata dedizione. A queda do céu. A cotovia faz seu ninho no chão, se alça com asas trêmulas e canta no céu, pois, pelo peso crescente dos mortos, está prestes a despencar, camada após camada, ficando-nos a nós debaixo do chão. Nem sequer faz sombra a cotovia. Se nutre de brotos de cicuta e ovos de locusta. Desce vertical por entre as nuvens. Só ela, com seu tinido, ficará renteando, fugindo no azul, essa inconsciente alucinação padecida com imerecida devoção. Então, você quer acrescentar alguma coisa e da aggiungere qualcosa, Patrizia? Ou... Não, volevo ringraziarvi per le letture. Figurati, grazie. Di nulla. Grazie a voi. E se ci sono delle domande, ecco, adesso possiamo riprendere il discorso dall'inizio e vedere se ci sono domande, se ci sono interventi, se ci sono curiosità. Vediamo se qualcuno vuole intervenire. Alzo la manina. Ecco, Lorenzo. Sì, grazie. Allora, intanto volevo salutare gli amici, i colleghi, ringraziarli per i loro interventi molto, molto belli. Forse vedere dei testi italiani nello specchio della traduzione aiuta sicuramente anche a penetrare meglio, no? a capirli meglio nella loro lettera. No, solo alcune battute proprio tanto per dimostrare il mio piacere, il mio interesse. E a proposito dell'invetriata grotta di Campana, rilevo che deve essere proprio un luogo, diciamo, un topos, no? del poetico, anche per chi viene. Per chi vede Genova da fuori, come in fondo De Signoribus e come altri, perché per esempio il libro che forse qualcuno di voi conosce di Ilia Pfeiffer, poeta, scrittore olandese che vive a Genova da molti anni, comincia proprio nel bar degli specchi, dove proprio le prime righe sono: la donna più bella di Genova la troviamo al bar degli specchi. È proprio un ritorno di questo topos, diciamo, campaniano, no? Come in De Signoribus. Poi, quanto alla lettura, alla traduzione dei lavori, dei brani del mio carissimo amico, collega e vicino di stanza, Enrico Testa, se lo conoscete, chi lo conosce sa che lui è molto modesto. Lui, per esempio, non ha mai parlato dei suoi viaggi con noi in Sud America, se non per qualche accenno, no? E
E beh, invece è molto interessante, per esempio, a parte mi piace moltissimo in una delle poesie che è stata letta e tradotta da Patrizia, degli stranei avuti in ostaggio e in dono, perché è proprio così, no? Sta parlando dei compagni di viaggio casuali su un aereo che sono ostaggio perché sono nello stesso spazio, costretti in qualche modo, carcerati nello stesso spazio, ma anche in dono, perché noi, diciamo, la casualità può diventare anche un fatto positivo. Mi è piaciuto molto e ho notato strato e strato, che è un tema che ritorna anche, abbiamo visto, nella stratificazione di De Signoribus. Quello che si può dire, che non so quanto consciamente, c'è come dire un'atmosfera della poesia ligure che ritorna, no, per citazioni più o meno indirette, tra un testo e l'altro. La Lodoletta è un topos, come voi sicuramente sapete, della poesia provenzale, no? La Lauseta provenzale delle origini, e guarda caso Montale, nella sua celebre introduzione a Un fiore in Tugottu, la raccolta di poesie del grande poeta dialettale Edoardo Firpo, no? Cui Enrico dedica il suo testo, parla di una, verdezza, mi pare che parla di una verdezza, cioè di una presenza così forte, di una naturalità, ecco, che è tipica della poesia occitanica. Cioè è interessante che ritornano tutte queste citazioni, queste allusioni, questi rapporti tra un poeta e l'altro. Quindi grazie di queste letture, insomma, di questi contributi. Bene, interessante questo confronto, insomma, anche queste a volte sono inconsci, no? Sai, c'è anche l'eco di letture, no? Non si può dire, c'è sicuramente l'eco di letture, oppure anche inconsci, naturalmente. Sì, a volte sì, possono essere dettati proprio da alcuni aspetti della città, no? Per esempio, sì. Il bar degli specchi, così. Il bar degli specchi torna sempre. Torna sempre. Chi ci va a prendere l'aperitivo sa che sono due o tre, forse due tavolini, è difficilissimo trovare, almeno nel Deor, no? Bisogna andare dentro la grotta. Bisogna andare dentro, parla esattamente. Esatto. Bene. Qualche altra osservazione? Luisa? Allora, la mia è semplicemente una domanda di questo genere. Dato che ho a portata di mano, e non mi capita molto spesso, tanti traduttori, io traduco, diciamo, dal portoghese in italiano, ma chiaramente testi scientifici. E conosco, diciamo, quali sono le difficoltà, no? Di poter riprodurre sia le frasi che il ritmo degli scrittori. Mi domandavo, ecco, dall'italiano al portoghese, quali sono i principali scogli, i principali problemi? Se così posso chiedere. Chi vuole rispondere? Un traduttore voglio. Posso dirne uno? Dirne uno? Che questo no? È proprio uno che Patrizia mi dà ragione, perché abbiamo fatto insieme questa traduzione di quel poemetto, L'uscita, che è intraducibile. Poi si è riuscita sì, miracolosamente, però qual è il problema? Anche lui narra questo sogno in prima persona plurale. Noi, che già noi non si usa in portoghese, si dice, perché è brasiliano, sembra un po' troppo. A gente. No? Si deve abbassare il tono, noi è troppo. Per di più,
e tutto all'imperfetto, che è un tempo assurdo, è tutto, certo. È un tempo sdrucciolo, nos, íamos, falavamos, camminavamos, è stata una cosa che ci ha fatto anche... ci ha fatto penare, perché viene malissimo questa traduzione, tutta con questi imperfetti, noi, tutta una cosa che non esiste. In Brasile non si parla così. E alla fine, dopo un po' abbiamo detto, proviamo a usare le forme personali. Comunque è uno scoglio, no? Come dici tu. Effettivamente, perché poi alla fine c'è questa firma, noi, i 12, sono i 12, è il poemetto di Alexander Bloch, cioè è molto solenne, molto importante dire noi, quindi ogni tanto abbiamo detto noi. Il presente indicativo è tollerabile, il perfetto anche si può usare, passato remoto si usa, famosa, cinema, si può dire, ma quell'imperfetto ci ha veramente fatto penare, cioè, voglio di rinunciare a tradurre. Io do la parola a Patrizia per sapere se mi dà ragione, se alla fine è soddisfatta di come abbiamo tradotto o no. No, di quello che sì, di De Signoribus, di questo sogno, sì, è stato perché in italiano poi erano versi ottonari, se non mi ricordo, giusto? Erano degli ottonari in italiano, quindi noi, no? La prima persona del plurale, versi ottonari e l'uso dell'imperfetto. In portoghese veniva troppo pesante come suono. Come l'avete reso? Cambiando il tempo verbale? Abbiamo a volte cambiato il tempo verbale, a volte messo alla terza persona, impersonale, quando si poteva, per alleggerire un po'. Questo è un punto. Vabbè, quello che posso dire, ma forse non mi riferisco esattamente all'italiano e al portoghese, perché se devo pensare all'italiano e al portoghese magari vado anche su cose di questo, no, di questo livello, che Lucia ha già dato un esempio. Credo che nella traduzione, ma in generale la cosa, e qui parlo di traduzione letteraria, non scientifica, ma può valere anche per la scientifica, se penso per esempio ai testi di Frizione, che ho. Credo che la cosa più difficile sia questa, che quando leggiamo un testo noi immaginiamo qualcosa, noi in qualche modo produciamo un'immagine, e io devo pensare nella lingua d'arrivo, cioè nel portoghese nel mio caso, come quell'immagine si adegua a questa cultura, a questa sensibilità. Quindi credo che la grande difficoltà della traduzione, con tutte, e qui non voglio parlare di perdite, ma ecco, quello che volevo dire a partire di testa, perché anche di testa possiamo parlare di traduzione, perché ne ha tradotto Larkin, Le finestre alte, ma ha anche introdotto nei suoi testi di poetici delle poesie altrui, Larkin. C'è anche Thomas Hardy, in questo, che è un inedito che non è stato pubblicato ancora in Italia, poi probabilmente in futuro sì. E questa possibilità di lavorare l'altro, perché la traduzione è anche etica nei riguardi dell'altro. Certo. Quindi non cancellare la voce dell'altro, lasciare anche una voce un po' strana, c'è un suono che forse in portoghese non va tanto bene, ma a mio avviso va anche bene così, perché la traduzione deve dire che questo testo viene da un'altra origine. Quindi certo, anche l'equilibrio tra queste
cercare questo equilibrio, secondo me, è la cosa più difficile. Sì, tradurre non vuol dire tradire. No, è sempre una grande sfida, è sempre una grande sfida, sì. E anche essere fedeli non vuol dire appunto tradurre parola per parola, è un... Esatto. Le belle infedeli e le brutte fedeli. Esatto. Ma qualcuno dice che solo i poeti possono tradurre altri poeti, ma anche questo è un tema enorme, insomma. Insomma. Parlare di traduzione è comunque un tema enorme. Adesso in Italia, se non mi sbaglio, è stato di recente pubblicato questo libro dalla, non so se è Humboldt, la casa editrice, ma che di Renata Colorni, che si chiama Il mestiere, sì. Il mestiere dell'ombra, tradurre letteratura, che io purtroppo non ho questo libro. Ma sembra, ho visto delle recensioni, pare che sia un libro molto... Sì, è stata la direttrice dei Meridiani Mondadori. Esatto. Fino a poco, adesso credo sia andata in pensione, ma insomma... Sì, ha tradotto Walzer, ha tradotto Sebald. Sì, ormai la bibliografia sulla traduzione, sulle tecniche, teoria della traduzione sono moltissime, c'è un'infinità di libri. Quando io ho cominciato a tradurre non c'era assolutamente niente e quindi era davvero un lavoro ancora più difficile, perché adesso qualche indicazione, qualche così soluzione, no? per alcuni testi così difficili da interpretare le possiamo trovare, ma vi assicuro che negli anni 70 c'era ben poco. Non so come sia la situazione in Brasile, quindi magari voi me lo potrete dire, ma quello che trovo qui in Italia è che non sempre gli editori scelgono con cautela i traduttori. A volte si trovano delle traduzioni che, almeno nel mio campo, fanno anche abbastanza spavento. Traduzioni in italiano? In italiano, sì. Ma anche, non so, di libri, come posso dire, divulgativi. Ad esempio, tanto per fare un esempio, è uscita diversi anni fa il libro di Paloma Amado, che pubblicava quel libro sulla cucina che aveva scritto il padre. Ecco, e la traduzione è spaventosa e la stessa traduttrice dice all'inizio, fa una nota dicendo, beh, io non sono riuscita a trovare i nomi, tra l'altro bastava un libro di botanica, trovare i nomi di tutte le verdure, le frutte consigliate, ma fa niente, vuol dire che gli italiani possono mettere comunque un frutto a loro piacere. Che è tutto. No, voleva dire che non aveva fatto neanche una ricerca, perché normalmente questa viene fatta, no? Quindi ogni tanto capitano queste cose. Queste, purtroppo sì. Sì, ma diciamo che... Allora, se non ci sono altre domande... Volevo fare una domanda a Yuri, posso? Perché a proposito... Sì. Mi sentite, no? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. A proposito di questa traduzione delle castagne, Marroni, come traduce la Marisa? Castagnas. Ma a castagnes, e secondo te poteva tradurre non c'è altra strada, quindi non c'è discussione. Si può fare una nota, forse si può fare una nota, però non credo ci sia un altro modo di tradurre per in portoghese. È sottile la cosa, io non sapevo neanche che esistesse. È molto sottile. Bene. Allora, dunque, io vi ringrazio veramente tantissimo, speriamo di avere altri motivi di incontri. Adesso ricordiamoci che il nostro prossimo incontro è il 15 di dicembre
e gli altri a gennaio, il 14 di gennaio, il 28 di gennaio, come ricordava Luisa Faldini. E ancora un grazie e a presto, speriamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, piacere di conoscere chi non conoscevo. Ciao. Saluti.